Gianni Colacione per Liberi TV, oggi 24 febbraio 2016, siamo nella sede del Partito Radicale dove si terrà a breve una conferenza stampa organizzata dal Comitato Vittime Sangue Infetto. E contestualmente interverrà la signora Daniela Bernardi, che abbiamo qui con noi, per rappresentare la situazione, che per inciso devo dire, ricordo a chi ci ascolta, tutta la vicenda abbiamo seguita molto su Liberi TV da anni, la signora ci rappresenterà la situazione che riguarda il Veneto. Buongiorno, sono Daniela Bernardi, sono del Veneto, rappresento una parte di 1373 veneti danneggiati da sangue infetto e quindi abbiamo diritto a questo vitalizio che riconosce il governo ai sensi della legge 210 del 92. Noi siamo, queste 1373 persone sono pagate dalla Regione Veneto, che dovrebbe avere il finanziamento dal governo italiano. Dal 2001 circa, 2002, abbiamo ricevuto questo indennizzo mensile, praticamente è un indennizzo che viene pagato bimestralmente posticipato ed è andato tutto tranquillo fino a giugno del 2015, il mese dopo le elezioni. La Regione Veneto, senza nessun tipo di spiegazione, né comunicazione, né personale, né attraverso i mezzi giornali, TV, eccetera, ha sospeso questo vitalizio. Ce ne siamo accorti alla metà di settembre, verso la fine di settembre, quando abbiamo visto che non c'erano gli accrediti in banca, abbiamo cominciato a bersagliare la Regione e l'USL 16 di Padova, nella fattispecie che è l'unico ufficio pagatore per il Veneto. Alcune regioni le hanno suddivise in altre maniere e la risposta è stata solo a voce, perché per iscritto non hanno mai scritto niente, solo a voce dicevano non ci sono i soldi perché questo finanziamento ai sensi della legge del 2001 doveva arrivare dallo Stato e loro lo giravano i danneggiati, quindi non ci mandano i soldi e non vi paghiamo nulla. Alla fine di telefonate, eccetera, abbiamo cominciato a scrivere i giornali, alcuni hanno cominciato a pubblicare, non tutti, con molta difficoltà in ogni caso. Abbiamo interessato dei politici locali, nella fattispecie la senatrice Puppato, che è di Treviso, e c'è stato un rimpallo di battute, perché alla fine erano queste, sui giornali, fra l'assessore Coletto e la senatrice. L'assessore diceva lo Stato non mi dà i soldi, e la senatrice dice siccome è un indennizzo equiparato a una sorta di pensione, chiamiamola così, pagate queste persone come lo avete sempre fatto, perché in realtà è dal governo Monti, cioè dal 2012, che la Regione non riceve i finanziamenti dedicati a noi. Quindi loro dicevano lo Stato deve pagare, io non ho i soldi, non vi pago. E questo rimpallo è andato avanti fino alla fine di dicembre, quando con la legge di stabilità, a seguito di un emendamento sempre della senatrice Puppato per quanto riguarda appunto il Senato e anche delle deputate Margherita Miotto e Rubinato Simonetta, sempre del PD, hanno fatto un emendamento alla legge di stabilità che è stato votato, e questo emendamento di fatto obbliga le regioni a pagare i vitalizi. Infatti alla fine di gennaio la Regione ha cominciato a mettersi in pari pagando gli arretrati dal 1 luglio 2015. In questo momento stanno votando il bilancio della Regione, quindi verosimilmente è una legge dello Stato e loro sono ligi a questo. Pagheranno, speriamo, a metà marzo e vedremo la continuità di questi indennizzi. C'è da dire una cosa, che c'è una sentenza della Corte Costituzionale. Allora, per quanto riguarda gli indennizzi correnti, insomma, siamo praticamente a regime. C'è invece una coda precedente, in questo senso. La CEDU, dopo, nel 2013, e la Corte Costituzionale nel 2011, ha stabilito che questo indennizzo, che è equiparato agli stipendi dei militari di truppa, ed è
nella sua voce è una cosiddetta base e la IIS o contingenza. In tutti questi anni l'adeguamento Istat annuale avveniva sulla cosiddetta base, che era una parte piccolissima rispetto all'indennizzo, mentre sia la Corte Costituzionale che la CEDU hanno detto: cari signori, guardate che è un unicum, perché non è uno stipendio, dovete assolutamente adeguare l'indennizzo Istat a tutta la somma. Quindi, a seguito della sentenza, quelle due sentenze citate, solo dal 1 gennaio 2013 e dopo una fatica che non vi racconto, la Regione Veneto ha adeguato questo indennizzo. Quindi, di fatto, noi avanziamo ancora il 2012. Perché avanziamo il 2012? Perché nel frattempo, sempre la CEDU ha detto: guardate che queste persone hanno diritto all'indennizzo adeguato dal momento del riconoscimento del diritto, vale a dire tutti i tempi che ognuna persona ha fatto la domanda. Invece lo Stato italiano ha pensato bene di applicare la prescrizione decennale prevista dall'ordinamento, quindi avremo diritto per, diciamo, decreto dal 1 gennaio 2001 ad avere l'indennizzo adeguato, e lo Stato sta rifondendo le regioni in un pacchetto quadriennale, vale a dire già nel 2015 è arrivato un piccolo finanziamento, 2016-2017 fino al 2018, e gli indennizzati veneti avranno in quota parte il ristoro dovuto, però dell'ultimo decennio. Rimangono fuori gli anni precedenti, a meno che non ci siano atti interruttivi, ma là dopo se la giocheranno gli avvocati. La Regione Veneto adesso ha dato mandato con una delibera, peraltro anche molto veloce, perché il finanziamento è arrivato, il decreto è stato 1 ottobre, il finanziamento materialmente sono arrivati il 20 di ottobre, già il 29 ottobre la Regione Veneto aveva fatto la delibera, spiegando appunto che c'era tutta questa normativa che ormai noi avevamo imparato e che avrebbero cominciato a pagarci. La lettera, le linee guida di questa delibera ci risulta, perché noi sono atti interni, non ne abbiamo accesso neanche chiedendolo con la legge della trasparenza, prima di Natale ha dato le linee guida all'USL 16 di Padova, e in queste linee guida ci sarà anche il riconoscimento degli interessi in questo adeguamento Istat decennale. Però l'ufficio dell'USL 16 di Padova ha un organico, diciamo, ridotto, e adesso devono implementare con una unità. Quindi avremo sicuramente la quota parte di quello che ci aspetta, ci si spetta, però non si sa in quanto, in tempistica, perché siamo 1.373 persone. Allora, noi siamo 1.373 danneggiati in capo alla regione. Sappiamo che ce ne sono alcuni, non sappiamo quanti, sono 9.000 in tutta Italia, che sono pagati direttamente dal MEF, quindi erano in carico prima della legge del 2001. Queste persone, contrariamente a noi, hanno avuto l'adeguamento Istat il mese dopo, vale a dire dal 1 gennaio 2012, hanno avuto subito l'adeguamento Istat, e questi soldi che noi prenderemo in 4 anni, dal 2015, che insomma era la fine 2015, fino al 2018, ammesso che lo Stato continui i finanziamenti, perché un conto è lo stanziamento, ma un conto che arrivano i quattrini, perché la Regione Veneto, abbiamo detto, niente soldi, niente finanziamenti dallo Stato, niente pagamenti, hanno avuto tutto e subito. Quindi c'è una ulteriore disparità all'interno di questi. Poi ci sono un'altra disparità, è data dalle sentenze che le persone hanno portato in giudizio il Ministero e che hanno avuto una sentenza del giudice, e questi hanno avuto tutto e subito. Quindi ci sono tantissimi casi, tantissime varietà di persone danneggiate tutte gravemente alla stessa maniera. Vi garantisco che non è una bella vita avere l'epatite C, d'accordo? È anche una malattia, gli americani la chiamano silent killer, quindi uno potrebbe essere anche molto grave, non si accorge, perché spesso gli esami ematologici non danno segnali di sofferenza del fegato. Quindi è una vita venduta,
e nella vita familiare poi ci sono anche delle ricadute, ci sono persone che si sono separate perché magari i coniugi non hanno avuto il coraggio di vivere con una persona che potrebbe portare un contagio, anche se è sempre sangue, è sempre molto difficile, però sa, una forbicetta delle unghie lasciata su un tavolo in una famiglia può anche succedere se uno non ci pensa. Quindi è una vita molto difficile, i nostri governanti non lo capiscono, ci hanno dato questo obolo perché alla fine questo è, però che ce lo diano e che anche il governo centrale faccia la sua parte, perché improvvisamente nel 2012 tutto è scomparso col governo Monti. Grazie.